città hanno un livello di vulnerabilità molto più alto rispetto al resto del territorio. Sono i luoghi dove questi eventi meteoclimatici estremi possono causare più danni. Nel contesto nazionale italiano, le più grosse criticità legate ai cambiamenti climatici sono soprattutto le grandi ondate di calore e di siccità. In secondo luogo abbiamo fenomeni meteoclimatici avversi legati alle forti piogge. E infine abbiamo l'erosione delle coste, le problematiche legate soprattutto alle città che si trovano sulla costa. Possiamo intervenire sulle cause, quindi dobbiamo cercare di limitare le pressioni sull'ambiente che producono anidride carbonica e altri gas a effetto serra, quindi produrre meno inquinamento legato alla mobilità privata, creare degli edifici che siano energeticamente più efficienti. Si parla adesso di zero energy building, di edifici che addirittura producono più energia di quella che consumano. Ci sono molte normative che incentivano il recupero degli edifici proprio per evitare che impattino così tanto sull'atmosfera. Ormai i cambiamenti climatici sono in atto, quindi dobbiamo far sì che le nostre città siano maggiormente resilienti, adattabili in caso di un evento meteorico avverso. Questo vuol dire lavorare su operazioni di greening, quindi aumentare la quantità e la qualità delle aree verdi, cercando di deimpermeabilizzare i suoli, rigenerandoli e restituendoli al verde. In secondo luogo possiamo anche intervenire sulle aree impermeabilizzate, creare degli spazi pubblici più vivibili, utilizzando dei materiali che riflettano l'irraggiamento solare, che contribuiscono in maniera inferiore all'isola urbana di calore, creare degli spazi per la sosta, per l'ombreggiamento, che possono essere più vivibili nel periodo estivo. Anche l'acqua può essere un'ottima strategia, quindi utilizzare delle blue spaces, parlo di laghetti, di navigli, di canali, di fontane e di giochi d'acqua che possono dissipare il calore tramite l'evaporazione. Un'altra strategia molto utile è quella di andare a lavorare sulla mobilità per dare più spazio e più superficie utile agli individui e meno per la viabilità carrabile, perché ci sono moltissimi tragitti che potrebbero essere svolti con una mobilità più attiva. Un ultimo aspetto è quello dell'inclusione sociale. I cambiamenti climatici sono un effetto che ha delle conseguenze molto più significative sulla popolazione più disagiate e quindi è importante, soprattutto dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni, di intervenire per rendere questa resilienza maggiormente equa su tutto il territorio. Si è visto che creare delle città 15 minuti, ovvero dei quartieri con i servizi tutti a portata di 15 minuti a piedi, rende maggiormente vivibile tutto lo spazio e anche il senso di appartenenza individuale, aumentando la risposta a un eventuale cambiamento climatico. E quindi speriamo che in un futuro ci sia davvero una diminuzione di questi impatti e una maggior sostenibilità.